Buon pomeriggio. Eccoci Ciao. Qua. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Bene, bene. Sì, allora, se sentite dei terrificanti tuoni, strani rumori, vedete luci strane, è perché mi trovo in un contesto un po', diciamo, diverso dal solito, infatti sono molto più neutro. E quindi, insomma, spero anche che la connessione sia buona perché sono legato col cellulare. Quindi, sì, però tutti i prossimi, non lo so, tutti i prossimi appuntamenti con Loki. No, non è vero, l'ultimo sarò a Milano, ma tutti i prossimi, cioè gli altri, il quarto e il quinto, sarò in giro, quindi spero che non ci siano strani problemi. Adesso sei in un bunker, maglietta... no? Infatti chiaramente no, in realtà, la maglietta c'è. No, sono in montagna dai miei genitori, ma cioè, non lo so, è diventato tutto buio e sta per diluviare, quindi vabbè. Fa molto caverna buio. Di Iron Man nel primo, no? Molto Vince comunque il contesto in cui si trova l'Ingardia. No, per allargare più di così non saprei, più che altro, guarda, se proprio devo farmi fare proprio una risata, avevo tolto dallo sfondo... Però, palestra che ma perché vuoi così, tirarla fuori per Occhio di Falco, giusto? Non quella serviva per le live su Occhio di Falco, giusto? Esatto, quindi io... E la mia palestra. Non... Esatto. Mio fratello. Comunque. Serve uno scudo, un'ascia, una balestra. Esatto. Detto, oddio, Giulia ne ha una uguale, attenzione. Sì, ora le leggo anche queste, se le valigie si portano. No, perché questa le è in forma, molto in forma. Perché? Togliete la roba. Da fumare. Buon pomeriggio, tanto Cristina. I pesci per andare a scuola. Grazie, Vesso. Lo Squalobus! Ciao, Blast, ma basta, ciao. Cos'è? E Bautelmi. Buongiorno Last, buongiorno Serafina. Siamo, sì, siamo curiosi di sapere cosa ci racconterai oggi. Io vi dico solo che sto tenendo il cellulare dentro a una scarpa in modo che stia sollevato e prenda bene. Ed è uno dei motivi per cui oggi non ci sarà la soundboard con i suoni un po'. Vabbè, la facciamo noi, okay. Non c'è problema. Siamo in diretta a fare. Facciamo con la bocca voce, dai. Esatto. Forse un po' qualcosa, ma non credo che si senta bene. Non mi ricordo mai come si chiama quelli squadri polizia che fa i suoni con la bocca. Questa ci stava. Ci sta. La scarpa fa da cassa di risonanza. Allora, grazie Pagliaccio Lello che è arrivato al quarto mese di abbonamento. Grazie mille. E facciamo le congratulazioni a Luca che oggi è... finalmente totalmente Luca, vieni con noi in diretta, vai da Bernie, magari prende meglio. Grazie, no, attenzione col 5G, scusa, attenzione, perché in realtà io andrò da Luca Pinna perché la settimana prossima sarò in Sardegna, per cui attenzione, colpo di scena. Vabbè, la vera con lui in qualche modo. Sto punto vai su set della Sirenetta, no? Stavo per dire, troviamoci tutti sul set della Sirenetta, tanto c'è chiunque perché stanno uscendo foto in continuazione, quindi intanto grazie per aver rinnovato l'abbonamento, Luca, grazie. Vedi, davvero. Con la connessione migliore si riesce anche a rinnovare l'abbonamento. Esatto. E pure Frandel, aspetta. Grande. Grazie, rinnovando tutti. Grazie mille, ragazzi. Grazie. Ne dico, allora... C'è un cane che abbaia. Volevo dire comunque, perché l'introduzione va fatta, poi dalla settimana prossima ci sarà di nuovo anche Bedeschi. Però dicevo, questa è la live dedicata al terzo episodio di Loki, che realizziamo in collaborazione con Disney Plus, come sempre. E quindi attenzione, perché spoilereremo e parleremo appunto nel dettaglio per la prossima oretta e mezza di questa puntata. Esatto, e poi ci saranno i meme. Grazie Klaus. Hai visto che bello? Klaus, stiamo spoilerando la diretta di oggi tutti quanti. Sì, infatti io direi di partire subito col sondaggio, come dalla tradizione. Allora, ecco qui, Loki 1x3. Teniamolo su un pochettino però, così almeno quando... 5 minuti, oggi facciamo 5-10 minuti, 5? Ma no, perché così poco, scusa? Il massimo è 10. Perché tanto... Attivi, veloci, veloci. Il massimo è 10, cioè, basta votare...
ok, va. Dite 5-10, facciamo, vogliamo lasciare un po' di suspense. Dai, 10, lasciamolo 10 minuti, dai. Vai, così potete usare tutti i vostri bad coins, ok? Oggi non c'è Bede che li usa, quindi... Ecco, esatto. Mi raccomando, votate, votate, votate. Esatto. Già fatto vedere lo spoiler! Spoiler! Ah, vedo che già bravi, stanno votando la cosa giusta. Ok, io non sto vedendo il sondaggio, quindi non so bene cosa... Sarà una sorpresa per tutti, dai. Oh, tra l'altro ne approfitto per sottolineare che poco fa abbiamo pubblicato uno specialone plus di Gabriele Ricciardi, perché qua si chiamano tutti Gabriele, dedicato proprio a Loki e incentrato un po' su questo terzo episodio in cui... In cui, insomma, cioè, emerge il personaggio che era stato svelato alla fine del secondo episodio e ricordo a tutti che essendo uno speciale plus, voi che siete abbonati al nostro canale potete leggerlo tranquillamente. Se già non l'avete fatto, andate su Bad Taste e loggatevi. Come non ti compare? Ma come? Vai su... Ma scusate, non vorrei... Proviamo a linkarlo, dai, proviamo a linkarlo, aspetta. Sì, ma no, come fa a non comparire? Non l'avevo visto mai io. Vediamo. Sì, si intitola Loki. Cosa deve fare un attore o un'attrice per interpretare il dio dell'inganno? Eccolo qua. E clic... Aspetta, mettiamo. Ecco. Ah, scusa. Con questa scarpetta, veramente. E comunque sia, appunto, dicevo. Basta che quando vedete un contenuto plus vi loghiate con Twitch, perché c'è proprio la funzione, sei già iscritto, loggati con Twitch e se sei il nostro abbonato puoi leggere l'articolo tranquillamente. Ricordatevi di rinnovare l'abbonamento ogni mese però, perché sennò diventa un po' un problema. E dunque, allora, mentre qua oddio, c'è stato... Non so se avete visto il lampo terrificante. Qua adesso poi entra qualcuno dalla porta, rapisce Bernie. Esatto. Ti vedo un po' teso. Ma sì, no. È una variante no, temporali... vedi? È i Bernie, però non in casa sua. È una ora vengono qui i temporali sono forti. Molto forti, quindi se sentite tuoni un po' terrificanti sappiate che il motivo è questo. Comunque, dicevo, allora, come cosa iniziamo? Con il nostro giudizio generale? Facciamo il solito giro di impressioni se ci è piaciuto o non ci è piaciuto? Sì. Da chi iniziamo? Gabriele, partiamo da te, dai. Intanto. Non tantissimo. Ok. Non Vai. Tantissimo questo episodio, per una serie di motivi. Allora, secondo me i Marvel Studios hanno un po' di problemi con il terzo episodio. Calano sempre un po', dopo i primi due fanno un po' di fatica, la storia fa questi cliffhangeroni, poi... non arriva al dunque, devono tirare avanti. Adesso vedremo il problema del multiverso, no? Che era quello più pressante, che però è rimasto un po' in sospeso, ma va bene così. Non mi è piaciuto particolarmente il colpo di scena, molto prevedibile, l'avevamo già detto in tutte le salse, proprio perché sotto sotto quasi volevo che contasse un po' quello che abbiamo visto nei primi due episodi. Il colpo di scena intendo che in realtà... gli agenti della TVA forse no, non sono proprio agenti, ma sono reclutati, sono persone, sono esseri umani. A me era piaciuto molto il dialogo tra Loki e Mobius nel secondo episodio, e soprattutto per quell'aspetto della bellezza che è quasi un motivo per cui lottare. Diceva delle moto d'acqua a cui lui era molto affezionato pur non avendole mai provate, e mi piaceva che questo riferimento fosse così una parte della caratterizzazione proprio del personaggio. Se invece deve diventare l'ennesimo indizio di un mistero che poi verrà risolto, lo trovo, diciamo, non totalmente necessario, anche perché Loki è una serie così piena di significati, di riferimenti e anche di possibilità, proprio come Rick e Morty, cioè può andare da qualsiasi parte, che inserire una trama misteriosa, ambigua, così, forse non è proprio necessario. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è proprio la struttura dell'episodio. Abbiamo un dialogo al centro, anche lì molto bello, molto intenso, dove si svela anche, no? L'ambiguità sessuale di Loki, che anche questo già lo sapevamo, però
molto bello quel passaggio, con che delicatezza è stato fatto, cioè proprio giusto al momento giusto, secondo me. La cosa che invece mi ha lasciato molto spiazzato è quella accelerata alla fine, dove mettono un piano sequenza, sì, per quanto spettacolare, secondo me neanche necessario, e qui apro una parentesi, mi scaglio un po' contro questa moda di mettere dei piani sequenza palesemente raffazzonati, no? Con tante inquadrature legate insieme nelle serie TV solo per far vedere i muscoli, quando non hanno poi grande effetto e senso nella storia, perché in quel momento, anche se l'avessero insomma montato normalmente, saremmo entrati nella situazione a sufficienza. Però ecco, mi sembra una puntata molto squilibrata, che fa una pausa narrativa forse non necessaria a questo punto, anche vedendo che sono pochi episodi, con tante cose buone, poi le vedremo, ma mi aspettavo un po' di più. Ok, non so da che parte sta il cane, da te Gabriele o da voi Mirko e Angie? Il cane dei vicini abbaia sempre più allora, forte. Allora, quando non parli suggerisco. Metto il muto. Vuole partecipare anche lui forse. Metto il muto al cane. No, ma Gabriele, ti capiamo, conto che qualche settimana fa ho abbaiato i cani dei vicini perché avevo rotto le scatole, cioè erano una cosa insostenibile. Certo punto, io potrei litigare. Avere la gatta che gira adesso, iniziano anche magari a litigare, perché adesso non appare perché è timida, però ogni tanto salta su, vedremo come andrà. No, allora, tenendo conto che la mia connessione sta mostrando segni di cedimento a causa del temporale, però forse riesco a sistemare, e, dicevo, ecco bravo appunto, il microfono, così almeno è il caso, così almeno posso dire che non sono assolutamente d'accordo con te, no, non è vero, io sono d'accordo con te sul fatto che questo episodio non mi ha assolutamente convinto come i primi due, anzi il primo mi era piaciuto, il secondo mi era piaciuto tantissimo, devo spostare un po', scusatemi, mi sposto un attimo la cosa perché non prende il 4G, non piglia, ma perché fuori c'è una specie di... Ma perché non sei ancora universale. Vaccinato del tutto, Bernie, lo sai. Esatto, no, ma è andato a 1000 tutto il giorno, ve lo assicuro, tra l'altro. Vediamo se lo metto nella brocca d'acqua. No, forse non è il caso. vabbè, non vi sto a far vedere cosa sta succedendo qua fuori, ragazzi, perché... Vabbè, comunque, spero che regga la mia connessione. Dicevo, sono d'accordo sul fatto che l'episodio è inferiore assolutamente ai primi due e sa anche un po' di filler e francamente è pure quello scritto peggio dei tre. Non mi ha convinto molto il tono dei dialoghi tra i due protagonisti, diciamo, della puntata, soprattutto perché dicevamo la settimana scorsa, vi dicevo quanto ero affascinato da questo Loki che deve essere per forza con tantissimi volti diversi, quindi non ci si può mai fidare di lui, però in realtà essendo il protagonista ci dobbiamo anche immedesimare in lui e quindi deve anche mostrare dei segni o di sincerità o di debolezza o di fragilità, no? In questo caso la chimica tra questi due personaggi io l'ho trovata un po' forzata, però magari ne parliamo meglio dopo. Quello che, invece su cui non sono d'accordo con te Gabriele è il piano sequenza finale, perché io ho vissuto tutto l'episodio diciamo, seguendo con interesse alcuni sviluppi e seguendo con un po' di distacco invece appunto questa dinamica un po' forzata, a mio avviso. Mentre nel momento in cui parte la scena finale sono rimasto completamente, come si dice, catturato, non lo so, a me, a parte i piani di sequenza, a prescindere, con me fanno sempre colpo perché sono magnetici, siccome proprio a livello di linguaggio sono molto immersivi e ti fanno calare molto nell'azione, in quello che succede, arriva in quel climax finale in cui poi crolla tutto e tu dici ah, sono fottuti, e l'episodio finisce. Devo dire che quella parte lì è costruita molto bene e mi ha fatto anche pensare al fatto che ci hanno veramente speso un sacco in effetti visivi in questa serie. Era un po' la considerazione che facevamo sia col primo che col secondo episodio. In assoluto questa serie delle tre che abbiamo visto finora in Marvel Studios è quella su cui hanno fatto un lavoro più intenso a livello di CGI, veramente. Ma non nei green screen. Ma aspetta, nel senso, ci sono... Ecco che ha detto anche Mirko.
È pur vero che ci sono delle cose che lasciano, sì, un po' perplessi. Cioè, si vede che hanno speso, però al contempo è uno di quei casi in cui spendi, però comunque si vede in alcuni momenti in cui, ecco, luce o comunque sfondi non funzionano, no, a Mirko, dovere. Adesso sta parafrasando, ma durante la moda tipo ho detto, no vabbè, quel green screen, no! No, ma ricordami una cosa, Mirko, allora, lo Stagecraft qua non l'hanno usato, giusto? Non mi risulta proprio, anche perché... infatti io... guardando la puntata, certo, dicevo, sì, ammazza, veramente impegnativa sta cosa, e poi ho detto, ma certo che forse con lo Stagecraft, certo, sì, sono certo che Loki è la serie perfetta per usarlo, perché se vedi Pompei, sì, se vedi comunque altre pure inquadrature di Vormir, chiamano Vormir Lamentis perché mi ricordava un po' Vormir, però sono fatte apposta per il volume, per lo Stagecraft, sì, se ci pensi. Cioè, solo che credo per una questione proprio pratica di tempistiche non ce l'abbiano fatta. Però, ecco, però in una serie TV che... Allora, ci ricordiamo che lo Stagecraft ha reso possibile The Mandalorian e che il caro George Lucas ha provato a sviluppare la sua serie TV broadcast tanti anni fa e questo non fu praticamente possibile proprio perché gli effetti visivi erano complicatissimi e costosissimi, complicatissimi da realizzare per una serie che aveva bisogno di avere una puntata a settimana praticamente e costosissimi appunto da realizzare perché effetti di questo tipo sono cinematografici applicati ai budget della televisione su durate che sono non più di un'ora e mezza di un film, due ore, ma di interi episodi, il budget va veramente alle stelle. In questo caso Loki secondo me rischia di essere un po' una via di mezzo, nel senso che hanno veramente speso un sacco di soldi, il risultato senza usare il volume paga un po' la fretta chiaramente e i mezzi a disposizione. Però devo dire una cosa, sì, ai problemi di green screen, secondo me invece la scena conclusiva è quella proprio dove hanno fatto le cose con tutti i crismi nei limiti del possibile, ma io la trovo tecnicamente davvero notevole, cioè per una serie TV una cosa notevolissima col piano sequenza. Infatti quel tipo di piano sequenza poi non ti riesce bene se non c'è un bel budget dietro, perché non è proprio facile. Cioè loro vabbè usano poi gli stacchi sulla distruzione proprio per aiutarsi tra una sequenza e l'altra di piano sequenza per renderlo, diciamo, cioè alla fine è un finto piano sequenza, però si usano queste scene di massima distruzione. Mm-hmm. Però è vero, mm-hmm, che in altri contesti, non con un budget appropriato, comunque non con un po' di sostanza dietro, sarebbero stati risultati, diciamo, molto meno convincenti. Quindi su quello sì, sono d'accordo. Guardate, devo controllare un secondo se tra pochi minuti potrebbe diventare quel momento in cui è il momento perfetto per infilarsi nella nostra realtà, nella nostra dimensione, perché sta per esserci l'apocalisse. Quindi scusate. Vabbè, intanto io provoco però Mirko e Angie. Aiuto. Però il piano sequenza non è perfetto, non è fatto così bene. Allora, ci sono un paio di cose. Un legame tra un'inquadratura e l'altra digitale si vede proprio mentre sta ancora, cioè proprio lo noti, dice ok, qui fa una transizione digitale, una transizione. E soprattutto la cosa che a me dà fastidio, ma in tutti i piani sequenze sono pochi quelli che riescono a evitare questo problema, quando la cinepresa guarda da un'altra parte perché devono fare il taglio, riprende i personaggi e non sono mai nella stessa distanza dove li abbiamo lasciati, sono sempre un po' più indietro, un po' più avanti. Quella cosa lì mi fa impazzire, mi dà un fastidio. Lo so, ma anche nello stesso Quiet Place 2, no? Cioè è, sì, evidente lo stacco da fuori, sì, dalla macchina quando transischi, così per dire, cioè gli vogliamo bene. Vabbè, ma ragazzi, ma si impalla. Nel senso, a volte, cioè, sì, non credo sia proprio così semplice. Ma anche Quaron, che è il mago di queste cose, fa delle transizioni digitali che, ok, impalli e tutto quanto, ma è evidente il taglio. Vabbè, diciamo, 1917 c'è quel salto che poi si trasforma in digitale, tutto così, però vabbè, gliela perdoniamo. Però quello che voglio dire sul piano sequenza non è perfetto, è vero? Però sono d'accordo con Bernie sul discorso del coinvolgimento, perché se non ci fosse stato neanche quello, secondo me la puntata avrebbe peccato molto dal livello proprio dell'azione. Sì, nel senso che le sequenze, i combattenti ci sono, però non c'è quella cosa, quella miccia che ti fa dire cavolo, che figo, capito? Non c'è quello studio dietro dei combattimenti, anzi a volte lo trovi pure un pelino lenti, ok, nelle coreografie. E sì, mentre invece almeno quel piano sequenza l'ho trovata comunque una scelta audace che almeno mi ha coinvolto
rispetto a una sequenza impostata in modo normale, che sarebbe stata, ecco, colpo di scena, loro alla fine non ce la fanno, però al contempo a livello proprio di registico mi avrebbe convolto di meno, solo per quello. Ok, però invece appunto... No, la, però niente, io volevo saltare da un'altra cosa, la musica però di questa serie è incredibile. Fichissima. Che roba è? Veramente, veramente, veramente tanta. Tra l'altro, ecco, hanno chiesto, mi sembra, una domanda del genere su Twitter, sulla musica, credo questa, e anche il fatto che esce l'album della, tipo una, tra una settimana esce l'album con la colonna sonora, se non sbaglio, è completo come hanno fatto per WandaVision e tutti gli altri, che sarà disponibile, e ci sarà anche Loki che canta. Io sono felicissima di questa cosa. È veramente, allora... Davvero? Sì. Certo. In italiano... La canzone? Bello, ma in inglese, cioè, veramente rende tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto quel momento. Ma anche perché poi con lui c'è sempre quel... misto malinconia che a un certo punto entra di soppiatto, no? Fa sempre lo scemo, fa il cretino, fa il dio l'inganno, poi c'è quel momento in cui un pochettino si apre e niente, è sempre emozionante, mi piace tanto. Ma infatti è una delle cose che mi piace più di questa serie, comunque l'atmosfera, porca vacca, che ne butto via, che riesce a regalarti sia con le musiche, sia con alcune scelte sia registiche che di dialoghi con gli attori, che sono veramente, veramente forti. Sono d'accordo sul fatto che è la più debole, secondo me, delle tre per adesso. Ha un sacco di cose interessanti, tra cui quello con cui non sono d'accordo con Gabriele, ossia il fatto della rivelazione della TVA, che in realtà si intuisce dall'inizio che sono, del terzo episodio, che sono in realtà manipolati, che non avrebbero questi ricordi, altrimenti queste cose qua. Quella cosa mi è piaciuta come rivelazione, mi è piaciuto il fatto della rivelazione della bisessualità di Loki, tutto molto bello, molto intimo, Però, come avete detto voi, cioè, in sei puntate farne una in mezzo... Ho letto tutte le reazioni tipo, no, ma come state a dire che è un filler? Ci sono delle cose stupende in questa puntata. Sì, ma è comunque filler. No, certo. Non vuol dire che succedono cose belle. Infatti mi ha ricordato un po' Mandalorian, no? Che faceva delle parentesi con... Molto belle, andiamo molto sul intime. Mondo e scopriamo. È bello perché costruisce il mondo, lo espande e così via. Però Mandalorian va a 12 punti. Sì, no, Mandalorian sono 10, mi pare. 10, 12. 10. Sì, però comunque, ecco, su una serie di 6 episodi, prendersene uno comunque per fare solo un paio di rivelazioni forse è stato un po' tirato. Sì, però... ma anche perché comunque, a parte quella liberazione lì, che arriva all'ultimo, tra l'altro, quella sui TVA, non succede niente, non scopri qualcosa su di lei, non scopri se è una variante, se è l'incantatrice, non vai oltre, conosci... Semplicemente si aprono tra loro due bellissimi dialoghi, bellissimi discorsi, però non c'hai quella ricchezza di dialoghi che viene nel primo episodio, in cui anche se parlavano di cose super interessanti, che ti coinvolgevano, che ti prendevano, che ti scatenavano domande, quindi non lo so, secondo me è un po' troppo filler come puntata. Non lo so, sei veramente, veramente bello. Tanto ringraziamo Gatto nel Sacco, è arrivato all'ambientamento del quinto mese consecutivo. Gatto nel Sacco è tornato, come dice. Infatti sono d'accordo con la gente Q, perché Mandalorian è una certa, tipo io la prima stagione l'avevo trovata molto ridondante, la prima. Infatti ho fatto più fatica. Con la seconda ero più coinvolta con i personaggi, ritorni, Grogu, tutto quanto, e mi era scivolata via meglio. Però la prima in alcuni momenti infatti ho fatto fatica, perché sono delle bellissime parentesi, però tendono veramente a allungare un po' troppo quando hai tante cose da dire. Cioè, ho sentito che Tom Hiddleston e la regista dicevano no, il prossimo, il quarto, scoprirete cose, succederanno cose, i fan di Loki rimarranno spiazzati. Ho detto, ok, spero, perché a un certo punto devi raccontare davvero tante cose. C'è di mezzo, a quanto pare, questo complotto la TVA, c'è di mezzo i Guardiani del Tempo, il multiverso, prima ne parlava Pagliaccio, del Nexus, queste cose qua. Quindi parliamone, perché se no rimaniamo fermi. Sì, vogliamo recuperare pure qualche commento, visto che ce ne sono 12. Sì, ecco appunto. Allora, aspetta un attimo. A parte qualche scena, dice Last, forse un troppo farsa, l'episodio mi è piaciuto, anche se non a livello delle prime due puntate. Esatto. Invece Pagliaccio diceva, ho visto lei della seconda puntata,
voi avete capito come funziona il discorso del multiverso? Perché secondo me l'altra volta avete fatto gli errori, il multiverso non si deve creare degli eventi Nexus, ma è già presente, lo spiega molto bene Miss Minutes, le varianti sono delle figure diverse dello stesso personaggio. Allora, infatti era questa domanda che ci faceva l'altra volta, ossia se il multiverso coesiste e gli eventi Nexus, che non sono, gli eventi Nexus sono scatenati dalle varianti temporali, giusto, che arrivano alla linea rossa, fanno sì che i multiversi si scontrino, oppure, e quindi ogni universo ha la sua sacra linea temporale, oppure ci sono diverse sacre linee temporali, diversi universi che vanno a scontrarsi. Era il nostro dubbio l'altra volta, perché non era chiaro. Sì, però cioè, io ribadisco quello che avevo inteso io, cioè ok che ci sono queste altre linee temporali, però la sacra linea temporale, lo scorrere degli eventi, è uno per il momento, ok? Cioè... quello che vogliono evitare è che appunto si arrivi poi alla linea rossa e che ci sia proprio un punto di non ritorno che provocherebbe, diciamo, la collisione, eccetera, sì, in quel senso. Non so se Gabriele sei d'accordo. Sì, no, ma anch'io l'avevo interpretato in questo modo mentre Bernie è sparito. sto cercando di un alieno, perché ha fatto rumore, è arrivato un alieno che l'ha preso. Sto cercando di attaccare perché ovviamente adesso il cellulare si scaricherà anche, per cui lo devo mettere in carica. Scusate, è nella scarpa. Se vuoi, ti do un po' di privacy. bilanciati, però aspetta, per guardare un po' meglio Gabriele facciamo così, ecco. Così guardiamo là e guardiamo lo giusto. Allora, Frandel era d'accordo sul fatto del digitale. Vera nota positiva è l'alchimia tra Loki e Sylvie. Infatti, in realtà a me è piaciuta, cioè, anche a me. A differenza di quello che diceva Bernie, a me loro due sono piaciuti un sacco insieme. Cioè, il rapporto fra i due attori. Loro due tanto. Sì. Però forse, Frandelicani, parlavo anche Bernie, forse un po' troppo frettoloso. Cioè, 2 secondi prima sono due versioni di se stesse distanti che manco si parlano, che non vogliono avere a che fare l'uno con l'altro, dopo 2 secondi cominciano già... Che poi la tua variante c'è un'intesa che non hai, certo, ma infatti due mi sono piaciuti, però è un po' la pecca e il pregio di della serie TV, devi andare veloce, però qua non sono andati veloci, sono troppo lenti, una quantità intera non so niente, sì. Quindi vabbè. Però sì, no, ma non è vero che non è successo niente, però secondo me... A me non è piaciuto come è stato raccontato, ma in realtà di roba ne succede. Scusate. No, sto pensando... Cioè, c'è uno stallo alla messicana. No, nel senso che... Cioè, non so cosa ne pensava anche Gabriele e Mirko, però secondo me a un certo punto, che sono 6 puntate, mi aspettavo che da metà stagione in poi si macinasse verso la trama principale e non sta succedendo... verso fine episodio. Però attenzione, facciamo un attimo il punto di quello che abbiamo capito in questa puntata. Intanto abbiamo capito che la Time Variance Authority sta facendo qualcosa, guai, credo. Un po' di suspense. Tra poco Bernie tornerà con la risposta. Stava dando la risposta a tutti i misteri del cosmo. Ok, forse è tornato, sì. Comunque nei commenti sta dicendo una cosa interessante. Parere personale, la Marvel non si giocherà mai la carta del multiverso in un prodotto che non sia cinematografico. Potrebbe essere, vero, ma fa esattamente quello che diciamo all'inizissimo delle varie puntate, dirette, diciamo, ma anche questo. Con WandaVision, cioè, arrivi a un punto in cui dici, ok, vogliono accennare la cosa, ma non lo faranno mai succedere in una serie TV. Ma infatti, alla fine, ancora di più con Falcon e Winter Soldier, in cui veramente, allora, con WandaVision almeno è l'evoluzione del personaggio, è lasciata in lutto, è lasciata distrutta, si evolve, diventa la Scarlet Witch, la Scarlet Witch, esatto, diventa la strega scarlata, insomma, quello che doveva diventare, l'SNS, e quindi arrivi a un punto finale. Però comunque, anche se non hai visto la serie, Wanda la ricordi senza visione, la ricordi a un certo punto, quindi... Ancora di più con Falcon, lui era già Captain America alla fine di Endgame. Capita lo scudo. Nella serie lui rinuncia allo scudo, poi ci ripensa e si riprende lo scudo, fine. Però a livello di avvenimenti non c'è quell'evoluzione che avrei voluto vedere magari in Sam Wilson. Però vabbè, comunque
inizia in un modo e finisce quasi uguale. Qua forse, cioè, sembra ormai chiaro che loro non vogliono sconvolgere, vogliono sconvolgere sì, ma non troppo. Quindi, come dicevi tu, sicuramente il multiverso non gli dichiareranno guerra in questa serie. In ogni prodotto aspettiamo il multiverso e non arriva. Esatto. Stavo dicendo una cosa. Come Mephisto, dica, sì, vai, dici. La timeline sono torta. Però non me lo ricordo più. Ah sì, grazie. Cosa abbiamo imparato in questa puntata? Cioè, cosa abbiamo scoperto in questa puntata? Che la Time Variance Authority sta facendo qualcosa e non si capisce che cosa. Tra l'altro, loro sono sconvolti dal fatto che abbiano praticamente reclutato queste persone a loro, diciamo, a loro insaputa, eccetera, eccetera. Ma non mi sembra che Sylvie o Incantatrice o quello che vuoi faccia molto di diverso quando cerca di carpire informazioni o cose di questo tipo. Per cui anche qua mi fa un po' ridere che due ipotetici villain siano sconvolti dal fatto che qualcun altro compia delle azioni. Che persone cattive! Non capisco, però sì, quindi è l'anarchia. No, non capisco. Però questa cosa, per esempio, mi sembra sia stata abbastanza, cioè l'abbiamo scoperta in questa puntata, così come viene esplorata, cioè abbiamo anche scoperto un'altra cosa, come al solito, la settimana scorsa ci siamo fatti delle pippe mentali gigantesche sul personaggio di questa benedetta ragazza, dicendo, ah sì, ma è sicuramente l'incantatrice, e poi in questa puntata lei non fa altro che dire, no, non mi chiamare Loki, chiamami... Ma non, cioè, mi sembra di capire che non sia l'incantatrice, no. Semplicemente è un'altra. È una bella via di mezzo, nel senso che è bello che la sua firma sia proprio un incanto quando incanta le persone. E, sì, però da come parla. Però, è una variante. È vero che, cioè, se la Time Variance Authority ha detto che lei è una variante Loki, vuol dire che hanno gli strumenti per dire che è una variante Loki. Lei poi ha fatto il parallelismo con la madre, ha la corona di Loki comunque in testa, stesso abbigliamento, quindi magari è una, come dicevo l'altra volta, è un po' un misto tra i due, hanno voluto fare una strizzatina dopo l'incantatrice, però sì, tenendosi le infatti, di Loki. Sempre a tal proposito, poi c'era il commento di Serafina che apprezzava la chimica dei due personaggi e dice, infatti, personalmente trovo che una delle cose che sempre mancava alla Marvel è un po' di sano e divertente erotismo. Non ho mai visto flirtare così due personaggi ed ha perfettamente senso che l'unico essere di cui Loki può innamorarsi è praticamente se stesso. Geniale. Edonista del cavolo. Sono d'accordo. Questo sono d'accordo. Infatti nell'articolo scrivo che Loki... Che Loki ha un ego che lo impegna 24 ore su 24, cioè lui non ha tempo per altro. Ma entrambi l'hanno detto, infatti, tipo, ah sì, c'è stato qualcuno, però va bene, certa, va bene. No, qualche principessa, qualche sì, principessa, postino, però una certa, sono troppo, esatto, come dice Gabriele, sono troppo impegnato con me stesso, perché, e infatti si trovano, anche se Serafina, la chimica e la tensione, tutto quanto in primo Avenger c'erano, ma non si ricorda nessuno perché Win ha deciso di farsi i cacchi suoi. Fra chi era? Scusa. Aspetta, Angie sta parlando di Vedo di Vedo Nero. Chi dai, fatto, cacchio, la scena dell'infermeria. Porco Giuda, fastidio. Cioè, lui mette una scena così e nel film dopo gli fa dire, oh, è il mio miglior amico. Minchia, se è tutto il miglior amico così, fatti le domande, cioè, chiedi il divorzio, non lo so. The friend zone. Esatto, frenzonatissimo, esatto. E comunque, no, sono d'accordissimo sia con Stefania che con Gabriele. È bello che Loki abbia questo amore per se stesso così spropositato, che l'unica persona appunto in cui c'è una certa intesa e un certo feeling è se stesso. No, ma poi secondo me riescono a mettere insieme tante cose, quello che dicevamo l'altra volta della mitologia, che comunque è molto fedele alla natura del personaggio, tante sfumature, comunque lo fanno in una maniera che secondo me non è sembrata, cioè, particolarmente forzata. Chiaro che l'avevano fatto già presagire, no? Con tanti indizi, quindi ce lo aspettavamo un po' tutti, però rispetto ad altri prodotti dove invece questi passaggi sono sempre gestiti quasi con un po' di imbarazzo, comunque con un po' di fatica, sì, qui vero. Aggiunge, secondo me, aiuta ad aggiungere qualcosa, cioè non è messo lì e basta, però... Assolutamente, ecco. Ma che poi, come devo dire, ah sì, c'era un riferimento, ora non chiedimi il fumetto perché non me lo ricordo, se era Agents of Asgard o qualcun altro, in cui mi sembra che Loki, parlando della propria sessualità, dice proprio... va ancora oltre il concetto di ah oddio, quindi Loki è bisessuale, no, va oltre, perché lui dice la sessualità della nostra cultura non è vista come la vedete voi, c'è un'altra cosa, non è, noi non ci categorizziamo, semplicemente c'è l'atto sessuale in sé, punto, che è ancora oltre, è il passo proprio successivo e ideale, ossia non è, io non sono così o cos'ha o un altro modo,
io sono io, punto. Quello che mi piace, quello che mi piace, quello che sono, quello che faccio, è questo, basta. Cioè, non mi definisco in base a quello, è bellissimo. Argomentazioni molto attuali, peraltro, vorrei dire, oserei dire. Vero, verissimo, verissimo. Scusate, intanto sto creando delle ombre alla Murna, però volevo cercare semplicemente di fare un minimo di luce decente in questo cavolo di contesto. Però è anche bella la cosa che diceva prima Berni sul fatto che lei parla di, li definisce come manipolatori, perché manipola la gente, lei fa un po' lo stesso. È vero, cioè, a me piace non cadere, che non si cade nella trappola che ti creano ogni volta, ossia... Sì, tutto molto bello, ma non è che come con Falcon e Winter Soldier, non è che solo perché questi erano mossi buoni propositi, il loro ammazzare le persone fosse una cosa giustificata. Quindi, voglio dire, a un certo punto... esatto, quindi è bello che ci sia, che non ci sia un attimo di... che sia un confine molto labile quello tra buoni e cattivi. Anche perché le... Scusami, no, sì, figurati. No, sto dicendo tutti a te la stessa cosa. Il delirio nei già. Ma magari. Buoni e cattivi. E c'è la Spider-Man al Vaticano, non l'occhio, sì. Però vabbè, è comunque... Passiamo ad altro. No, in realtà, a parte che volevo farvi vedere intanto, quando parlo di Apocalisse intendo questo. Beh, i nuvolozzi di... che arrivano. No, che di nuvolozzi, il colore grigiato è il diluvio, per cui detto questo, spero che la connessione regga. Ho appeso il cellulare alla finestra, letteralmente, quindi cioè, probabilmente verrò colpito da un fulmine a questo punto. Parlando di diluvio, Serafina parlava del scavotaggio dell'arca, che sì, in effetti è un po' debole, però l'accusa di filler è un po' ingiusta. Ma in effetti non è che è filler l'episodio in sé perché non succede niente, è che su 6 episodi diventa un episodio filler. Se era un arco narrativo magari un po' più lungo, si sentiva di meno. Però anche ho l'impressione che ci sarà una stagione 2. Insomma, se dopo se sì, mi lasci col groppo in gola... se la prendono molto comoda. Molto. Qua si notava la tua fotografia, Andre. Intanto, sono arrivati i risultati del sondaggio e ora li vediamo. Notaio, allora, uno per tre. Allora, mi aspettavo di più. L'amore è un pugnale. No, ragazzi, cioè, vabbè, bella, okay. Bellissima, non male. Bella, c'è qualcuno che ha votato tutti i suoi bad coins. Bene, mi aspettavo di più, altrimenti avrebbe vinto l'amore è un pugnale, però... È così che funziona qui. Però anche l'amore un finale mi è piaciuta. Però posso dire, c'è questa cosa, per fortuna poi gli viene detto faceva veramente schifo, perché io in effetti a quel punto ho detto ma tutto a posto? Cioè stiamo veramente filosofeggiando su che cos'è l'amore mentre fuori c'è l'apocalisse e siete su un treno che sembra cosa? Sembra, oddio, come si chiama il film di Bong Joon-ho, Snowpiercer, cioè, Snowpiercer. E siete lì che state disquisendo su cos'è l'amore con la tua copia. Cioè, ma infatti lì proprio mi sono detto svegliati, esatto. Che stai dicendo? Sei ubriaco. Così bello, come bello. Mi ha un po' stupito il fatto che si ubriacasse effettivamente, tant'è che lì per lì ho detto magari sta facendo finta, invece no, semplicemente si è ubriacato, si è messo a cantare in un contesto... Non c'era niente da fare, è un po' edonista infatti. No, ma secondo me non è asgardiano, abituato a ben altre portate. Esatto. Hai introdotto un'ottima cosa che abbiamo amato tutti quanti, ossia questa. Another! Esatto. No, è vero. È dal primo Thor che aspettavo un'altra scena di un altro e sono molto molto felice che l'abbiano messa. Infatti, ecco, questo ero io praticamente. Capito. Ma posso chiedere se... Allora, perché io e Valeria ieri abbiamo ovviamente commentato... Ci siamo mandati messaggini su Living La Vida Loki, grazie agente Cooper, io ti voglio abbracciare perché veramente grazie mille. Perché la mia amica Valeria non ha apprezzato una cosa che invece io ho apprezzato, cioè il modo in cui viene detta una cosa di cui, cioè, sulla quale ci hanno già rotto le scatole per settimane, mesi, anni, sulla sessualità di Loki, però io non l'ho trovata, diciamo...
come si dice, quella parte non l'ho trovata scritta male, nel senso che è uscita abbastanza, almeno la scena in sé, anche se poi in generale non mi piace come è stato scritto tutto quella parte di dialogo, però nel passaggio in cui alla fin fine lei dice, si mette a parlare di principi eccetera e chiede a lui con totale nonchalance ci sono state principesse, ci sono stati principi, e lui dice un po' di tutto così, però non mi sono mai innamorato. Alla fine, cioè, non è, poi ovviamente i titoloni sono stati fatti, la regista ha fatto il suo commento e compagnia bella, credo che se solo avessero saputo che nella serie c'era questa frase, avrebbero scritto ben altri titoli qualche settimana fa quando hanno fatto quei mega titoloni su il gender e quant'altro. Però da questo punto di vista credo che sia una cosa scritta in maniera abbastanza naturale e non mi sembra forzata, semplicemente non è che fa un coming out tipo voglio dire che a me piacciono sia i maschi che le femmine, no, dice semplicemente un po', questo è quello, l'ho trovata naturale, mentre Valeria invece dice che era molto forzata e non trovava che questa cosa fosse quello che ha detto Gabriele prima, secondo me è molto naturale. È molto naturale e soprattutto ha senso, perché comunque c'è anche una chimica tra loro due, no? Quello che dicevamo prima, cioè si avvicinano, notate, sono loro due, sono gli unici che si avvicinano così tanto per non menarsi, cioè di solito Loki sta sempre molto distante, guardingo, loro invece hanno un altro rapporto proprio fisico nello spazio, cioè lui passa a destra, a sinistra, le parla nell'orecchio e quindi quel rapporto ce lo fa vedere che è diverso. Poi arriva a quel punto, chiacchiere da bar. Tutti, no, chiediamo, sì, ma hai qualcuno, e ci sta, no, nell'attrazione che loro hanno. Ed è quasi, io l'ho vissuta perlomeno così, lei che cerca una conferma per capire, no, se sono compatibili. Se sono non tanto quello, ma quanto se sono lo stesso Loki. Cioè, ma anche tu, hai questo modo di vivere. Non tanto, sei interessato a me. Ah, okay. Io l'ho vissuta così, cioè, come dire, ma anche tu sei come me, no? Giusto? Cioè, abbiamo gli stessi gusti, no? Sì, una cosa del genere, cioè, però non riusciamo a legarsi. Perché è lui che prima le chiede le cose, lei parla del postino, sì, c'è qualcuno che ti aspetta, e poi è lei che gli ribatte sta cosa, come dici tu, quasi appunto poi, a voler avere una conferma. Cioè, e poi, senso, attenzione, cioè, lui risponde no, lei risponde no, perché loro sanno che se rispondessero sì avrebbero dato un'arma all'altro. Anche. Perché se tu dici sì, io sono affezionato, sto con quella persona, certo, e poi sei finito. E quindi loro sono molto attenti. E per questo che dico, è anche scritta bene, proprio perché lo usano come arma quasi, per conoscersi, per vedere. Loro si difendono, cioè fanno un gioco di posizione e intanto passano questa informazione. Quindi non vedo assolutamente in cosa potrebbe essere forzato. Esatto. Aveva un'altra lettura, ha detto, no, per voi non c'è una similitudine con la scena iniziale dove lei cerca di prendere informazioni dalla gente della TVA? Per me sì, ma è quello che ha appena detto Gabriele, secondo me cioè loro sono due Loki, loro sanno che vogliono, che c'è sempre un po' di quell'altro che cercherà di fregarlo, quindi è sia interesse conoscitivo di vediamo com'è l'altro me, ma anche vediamo com'è l'altro me e vediamo se è migliore di me, se è più forte di me, che informazioni posso carpire, è uguale a me, non è uguale a me, cioè è molto, è come diceva Gabriele, un gioco di posizione, un gioco di chi muove per primo, che mossa fai, cosa dico, cosa non faccio, anche perché ci sono molti spezzoni più comici all'interno della puntata in cui si fregano a vicenda o cercano di fregarsi a vicenda e uno dei due rimane a terra, quindi cioè il fatto che entrambi la prendano in quel posto della vecchia signora con il mega fucilozzo all'entrata di casa, cioè la dice lunga, quindi sono uguali. Quindi cercheranno sempre di primeggiare magari uno sull'altro, ma c'è questa fortissima chimica e legame. Quindi anche io l'ho vista molto, molto naturale come cosa. Sì, riallacciamoci perché c'erano un po' di commenti in base a questa riguardo. Cosa.
Cioè, allora, prima Serafina dice: è un grande passo avanti, ma la vera differenza la farà quando ci faranno vedere questo aspetto. Il solo dirlo è uguale alle dichiarazioni su Valkyria. Aspettiamo Thor 4. Lasciata tagliata di Ayo Giorusso in Endgame. Per quanto sia giusto riconoscere questo progresso, non mi sento di applaudire a domani la Marvel aver fatto il minimo necessario, ovvero conferma una roba in fumetti e canone da anni. Sì, 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 certo. È stata bella la naturalezza della scena, una rivelazione venuta fuori all'interno di una semplice conversazione. Detto questo, la loro sessualità non sarà una grande rivelazione per loro, ma ciò non vuol dire che non lo sia per tutti quelli. Sì, ma... fa anche no. L'aspetto. Ma infatti devo dire, cioè lo ammetto, cioè a me quella cosa non mi ha toccato minimamente, è una cosa che ha detto il personaggio, però certo. So... cioè, sì, però su serio, a volte c'è questo oltraggismo per ogni cosa, però effettivamente è una scena naturalissima, ha detto una cosa di una parte di sé, cioè ha detto... e che è una cosa che magari per molti significa molto e basta. Cioè... assolutamente, ma è come ha detto Serafina, alla fine io non, cioè, mi dà fastidio sia l'oltraggismo da una parte, sia dall'altra il, come diceva Serafina, applaudire come se avessero appena disceso in terra, no? la manna dal cielo. È una, il vero traguardo è riuscire a fare scene come questa e magari, come diceva Serafina, poi andare oltre nel... è una scena, appunto, il personaggio in questo caso esatto. È bisessuale, eterosessuale, non ce ne frega un cavolo, il personaggio è fatto così, quindi agirà in un certo modo con certe persone, non deve essere la, come diceva Berni prima, il titolone della Madonna che ti tirano giù, oh mio Dio, avete visto cosa hanno fatto? Sì, poi allora, il fatto che si parli di questo poi è anche segno di quanto è debole la puntata, secondo me, perché l'avessero messo nella puntata 2. No, 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 allora il punto è questo, ragazzi, però, comunque. Sì, perché si tratta sostanzialmente della prima volta in cui viene detto esplicitamente qualcosa del genere in un prodotto comunque che è tratto da dei fumetti per ragazzi e quant'altro, è una serie Disney, è una serie Marvel, ci sta che la cosa venga evidenziata e ci sta anche che, cioè, per quanto mi riguarda e credo ci riguarda, si plauda a questa naturalezza e a questa cosa. È chiaro che alla 90ª volta che capiterà in una serie Marvel o una serie Disney non avrà più questo effetto, perché il punto è normalizzare quello che è già la normalità. Esatto. Mentre viene, e questo vabbè è un po' il mio punto di vista, credo che lo sia di tutti, nei media è giusto che venga rappresentata la realtà in modo che tutti si possano rispecchiare nei personaggi che vedono sullo schermo, perché lo scopo poi della narrazione è fare in modo che gli altri si identifichino anche nei personaggi e rivedano un po' se stessi, e quindi una roba del genere, se fosse fatta in maniera non naturale, allo spettatore sembrerebbe come una cosa fuori dall'ordinario. Invece la cosa positiva è che è stata resa in maniera molto naturale e anche molto proprio, come si dice, cioè non venga evidenziata, non venga sottolineata, che poi noi la si evidenzi, la si sottolinei è unicamente perché è veramente una delle prime volte, ma è stra giusto che poi in futuro vi siano più personaggi di questo tipo, perché ci sono nella realtà, la realtà è multisfaccettata, non ce ne si è resi conto negli ultimi decenni, rispetto a come è stata descritta invece negli ultimi decenni e negli ultimi secoli, la realtà è molto più complessa di quello che invece viene raccontato e descritto in maniera... filtrato in maniera generica o semplificata, per cui adesso noi ovviamente nei giorni scorsi abbiamo letto commenti su Facebook di persone che dicono ecco perché devono sempre inserire questo, non è che devono sempre inserire, ce li ha intorno le persone che sono fatte così, e queste persone non lo sbandierano urlando dicendo io sono così, e se lo fanno fanno benissimo perché hanno tutto il diritto di farlo, però bisogna rendersi conto che anche queste persone magari si vorrebbero vedersi rispecchiare un minimo in certi personaggi, in eroi, in villain, in buoni, cattivi, in persone che non sono né buone né cattive e così via. Fine sermone, scusate. Secondo me, io ci avevo quasi litigato con una persona su questo aspetto, è un piccola parentesi, quando è uscito il Dritto Perfetto la prima stagione anni fa, perché io ho adorato la naturalezza con cui il personaggio di Connor, omosessuale, semplicemente, così come tutti loro da Annalise vengono invitati a ingannare gli altri per ottenere informazioni, e lui esce con un ragazzo, lo seduce, ci va a letto per ottenere informazioni. Sì. Anche lì mi ricordo che all'epoca, oddio, devono sbandiare, ma scusami, l'ha fatto la ragazza 2 secondi prima con un esatto. Perché se lo fa lui semplicemente lo fa con un altro ragazzo perché è il suo tipo, è il suo orientamento, lei l'ha fatto con un ragazzo perché è eterosessuale, quindi cioè, io ho adorato quella serie perché mi ha fatto vedere molte diversità in maniera del tutto naturale,
io sono fatto così, quindi mi innamorerò in questo modo, sfrutterò l'altro sesso in questo modo, lo stesso sesso in questo modo. Era molto naturale, era stato veramente una delle serie forse che mi è piaciuta di più dal punto di vista, tutto molto, molto, molto diversificato in modo molto naturale. Grazie, esatto. Però poi a gente dice anche questa cosa, ovvero è l'ennesima grande intuizione, la questione sessuale, che continua a destrutturare il ruolo classico da villain bidimensionale che veniva rappresentato nel primo Avengers e da molti altri cattivi Marvel. Loki lo stanno mettendo sotto la lente del microscopio della sceneggiatura ed è fantastico. Ma secondo me infatti il motivo per cui all'epoca funzionò Loki come primo grande villain degli Avengers è questo, che non era un villain bidimensionale. Il fatto che già all'epoca funzionasse vuol dire che gli elementi c'erano già per farlo funzionare come personaggio e pian piano andai avanti nei film, andavi avanti, c'era la base del primo Thor, vai avanti con le serie, pian piano te lo sfaccettano loro, ma lui era già così, era tutto chiuso in quella piccola capsula e pian piano sono venuti fuori vari pezzettini. Come Shrek, come le cipolle hanno gli strati, Loki ha gli strati. Quindi, esatto. Salutiamo Gedamial e ringraziamo il nominato Azzecca Garbugli. Che bella assolutamente. Comunque sì, c'erano anche alcuni meme su questa cosa. Comunque, sì. Comunque, torniamo un attimo a nerdeggiare. Diciamo, a me turba un po' che nessuno di Loki abbia accennato ai dispositivi lanciati nel precedente episodio per distruggere la linea temporale. Per me, questo, forse lo dicevo anche prima, è questo un po' l'effetto filler. Cioè, tu mi hai lasciato la puntata prima con un mega evento che sta distruggendo la sacra linea temporale. E qui, giusto per focalizzarsi su loro due, esatto. Finendo poi la puntata con un altro cliffhanger, quindi un cliffhanger che è in sospeso e ce n'è un altro. Esatto. Ora ogni puntata così e poi nel sesto si risolve tutto. Yeah. Ed è come le varie linee temporali. Sì, ma aiuto, collasseranno. Esatto. Anche perché magari, magari verranno salvati proprio dal fatto che la sacra linea temporale rischia di collassare e quindi quello che dovrebbe succedere non succede, non lo so. Cioè, quando dopo ho fatto io non mi sbilancio. Più perché ogni volta che faccio una previsione vedi cannata clamorosamente. Tipo la seconda Scarlet Witch, cos'era? Sì. Ma due Scarlet. Questo è bello, cioè, vuol dire che le teorie non azzeccano sempre. Qua Giancaso si butta proprio sul filosofico. Secondo voi il rifiuto dell'identità di Loki in favore di quella autoproclamata di Silvio rifiuta il concetto di variante o c'è dell'altro? Secondo me il mistero è questo, perché la settimana scorsa avevamo ipotizzato che uno dei motivi per cui lei rifiutava l'identità di Loki è perché effettivamente lei è l'incantatrice, non è Loki, punto. Invece qua forse, siccome si tratta di una, sembrerebbe, non mi voglio sbilanciare, ma sembrerebbe una variante che per un motivo che ancora non è chiarissimo, è una variante che ha avuto un rapporto con la madre diverso e così via, che ha un fidanzato in giro per sto postino, questa variante ha un lato di sé completamente anarchico, che si vuole ribellare alla Time Variance Authority, per esempio, come ha fatto a scoprire che cos'è la Time Variance Authority? È stata braccata e poi è scappata, si è ribellata, e proprio per questo motivo, secondo me, proprio perché ha questa sua anarchia, in sé, che forse vuole rifiutare anche l'essere, il concetto stesso di essere la copia di qualcun altro, lei vuole essere solo se stessa, punto e basta. Anche se la logica vuole che non lo sia, perché abbiamo detto, cioè, se la realtà è quella descritta dalla Time Variance Authority, magari non è così, magari abbiamo anche detto che magari non esistono sti benedetti tre lucertoloni, anzi io lo dico fino al primo episodio. Sì, sì. E il problema, secondo me questo è proprio il problema della puntata, cioè che ti dice, guarda che ancora tutto può succedere, cioè il mondo che ti abbiamo impostato nei primi due, potremmo tornare indietro, potrebbe succedere che alla fine tutto si risolve in nulla, il multiverso collassa, così. E questa cosa mi stanca un po', cioè alla fine anche lei, il personaggio, ci troviamo ancora a dire sì, ma sarà lei, sarà Loki, sarà Mephisto, perché secondo me è Mephisto, sicuramente. Non l'avevo ancora detto oggi! No, comunque
si arriva, secondo me, a un tutto può succedere, che però è ancora troppo. Cioè, a un certo punto va bene, ma ha impostato questo mondo assurdo, però bellissimo, e non voglio che dopo mi dici no, guarda, era uno scherzo, no, era un'illusione. Questo che dico. Beh, cioè, chi lo sa, me... comunque siamo al giro di boa, eh. No, certo, però guarda anche il colpo di scena sulla TVA, cioè un po' quello che dicevo prima quando intendevo, no, la puntata secondo me è molto debole, e, cioè l'hanno buttato lì così, senza enfasi, senza grande, non so, è come se fosse marginale. Dopo due episodi in cui la TVA è al centro, butti dentro questa cosa, non so, veramente l'ho trovato molto debole proprio come dosaggio dei colpi di scena, cioè questo è importante, questo no, però a quanta enfasi abbiamo, ad esempio, anche nella scena in cui loro cercano di entrare in casa di quella donna, molto carina, no, la scena, no, mio marito non mi ha mai parlato così in 30 anni, sì, però ti prendi 5 minuti in una puntata di 40 minuti, va bene, quindi secondo me è bilanciato male, cioè, proprio a livello emotivo di enfasi. Come dicevo all'inizio, no, anche questo piano sequenza, un'accelerata improvvisa, dopo però una puntata molto stanca, molto lenta. Anche perché il fatto della rivelazione, che a me invece è piaciuto, non il come ma il cosa hanno rivelato, come dici tu è lasciata un po' così, nel senso, il fatto che la ossessione di Mobius per ste moto d'acqua, già la scorsa puntata ti faceva dire, ma chissà perché, ma magari... una variante di Mobius, non lo so, magari non lo so, c'è questa fissa del chissà perché gli piacciono le moto d'acqua. Ora che tu in due secondi mi sbrogni questa cosa, tipo, ah vabbè, comunque sono tutte varianti, quindi avevo una vita, ma come? Cioè magari costruirlo un po' meglio, farti arrivare a te pian piano, che, oh cavolo, quindi questo io, non è che gli piacciono su quella moto d'acqua, perché hai cose filosofici. Io su quella moto d'acqua ci ho fatto tutto un pezzo lunghissimo, una settimana fa, tutte delle robe, congetture, ma sapevo che sarebbe andata così, non volevo nemmeno pensarci, e mi aveva stimolato tantissime riflessioni su... Intendi questo? Insomma... sì. Però scusate, questo, a mio avviso questo conferma che... in realtà non è l'episodio che è stanco, come dici te Gabriele, semplicemente non è scritto particolarmente bene, a mio avviso, perché cioè, di cose di rivelazione ne accadono, il problema è che come vengono anche spiattellate, sì, poi ripeto, fine, a me alla così, fine la puntata è piaciuta, sì, poi ripeto, a me alla fine la puntata è piaciuta, e mi rendo conto che si concentri soprattutto sul, visto che ha introdotto un personaggio a quanto pare così, così centrale, spero, come Silvi, si concentra sul creare una chimica e una delle dinamiche che non c'erano tra loro due, che devono esserci, no? Per cui i punti di trama invece li infila in questo modo. Non, rispetto a come erano scritti i primi due episodi, ripeto, questo qua non mi ha convinto, però secondo me, adesso vediamo la prossima puntata, secondo me è come diciamo prima, che è un episodio che è fatto così, però andare a finire che magari il quarto invece è una bomba atomica, ne sappiamo, c'è un po' di discontinuità però in queste serie Marvel, ecco, esatto, gente Hooper, esattamente, ah, le varianti, tanta roba. Allora, se volete, c'erano alcuni altri tipo spoiler senza contesto. Aspetta, così Valeria mi ha appena scritto, secondo me sbagliate a vedere gli episodi 3 più 3, perché secondo me sono divisi 2 più 2 più 2, ossia i primi due di introduzione, i secondi due di Loki e Sylvie e gli ultimi due di risoluzione. Anche il prossimo, secondo me, sarà molto Loki e Sylvie centrico. Beh, però, secondo me, a quel punto sarebbe un problema se lasciassero ancora in sospeso quella cosa della variante. No, della, infatti devono riprendere. Anche perché ora abbiamo comunque loro due fermi lì, bloccati, cioè loro qua stanno mi sto morendo, chiedendo, cioè, c'è l'apocalisse, loro in questo momento arriva qualcuno morendo. Oppure trovano un escamotage, non lo so, sono curioso. Beh, succede. Magari li beccano finalmente di nuovo, magari li hanno sgamati, esatto, non mi ricordo. Li salvano e però nel frattempo... E li falciano. Non mi ricordo se Loki Mobius... finisce al quarto episodio. È un'illusione, esatto. C'ha ragione. No, non mi ricordo. Cioè?
E che lei gli dice a un certo punto: io mi avvicino e entro in contatto con la testa, con col corpo, no? Faccio la magia, creo un'illusione e lui ha un legame, un qualcosa a cui si attacca e per mantenere questa illusione. Noi la vediamo a un certo punto che lei si avvicina e gli fa una magia. Lui dice: cosa mi stai facendo? Mi fai una magia? Io ho la testa troppo così, tipo no, sono troppo intelligente, non, sì. Esatto, non ce la fai. Potrebbe essere, no? Tutto un'illusione. Vabbè, raga, sarebbe veramente la... Non è caso che ci direbbero ancora di più. Sì, perché comunque si chiude con questo colpo di scena che crolla tutto. Oddio, cosa succederà adesso? Secondo me, nel caso avrebbero dovuto farlo alla fine di questo episodio, capito? Perché altrimenti è stato un po' inutile. Anche perché è bello che si scopra un po' l'umanità di lei in questa guarda quando urla e si lascia andare. Cioè, porco giù, un piano, c'avevo 10 anni, me l'ha rovinato. E quindi tra l'altro perché si sta impegnando tanto, esatto, sta sbattendo un sacco, quindi solo per quello. No, però tra l'altro, cioè, quando loro entrano in azione nella scena finale, si dicono proprio: ci fidiamo? Ok, ci fidiamo l'uno dell'altra, ed è uno di quei momenti in cui dici: ok, io in realtà non so se possono fidarsi realmente l'uno dell'altra, perché sono nella loro stessa natura, sono sono infidi, per cui boh. Non lo so, io quando si dicono frasi del genere penso sempre: ok, ma sono... Guarda, lo dicono davvero? No, cioè, di solito quando si dicono cose in maniera così esplicita... Esatto. Esatto, grazie Luca per il paragone più azzeccato della storia. E sarebbe un gruppo da sceneggiatori di Boris, in effetti. Mettici un cliffhanger. Dice Alberto, un'illusione di Loki all'interno dell'illusione di Silvia. No, non è così. Cioè. Ecco, più che altro, cioè, Sylvie non vuole niente da Loki, cioè, lui non ha niente che lei vorrebbe, non ha delle informazioni sulla TVA, non sa come funziona, cioè, lui è proprio inutile, è lui che sta presso a lei perché vuole sapere, quindi incantarlo forse sarebbe una mossa un po' inutile, un po' la perdita di tempo. Lei l'ha incantato quando l'ha toccato, lì. Lui sul treno, oh mio Dio. Sì, quello che diceva prima Gabriele, no, sì, quello. Però sì, sì, ma sembra un po' troppo. No, non l'ho lanciata io, ho letto uno nei commenti, Alberto 997, che diceva: è un'illusione, quindi mi è venuto in mente. Sì, però... Non sia mai... Grazie Luca per sbolognarci le... C'è crossover, ti rovino le sue infanzie in due parole, esatto. Tra l'altro attenzione perché ecco Luca... Ecco come finisce Doraemon. Attenzione perché Luca ha questa foto in mezzo al mare e direi che in questi giorni è un'immagine che insomma ricorda molto la Pixar, per cui attenzione. Pensavo te ne farai uno uguale la settimana che andrai in Sardegna. No, beh, adesso. Dunque. No, Silvia, è vero tutto Frandel. Questo o sta accadendo dentro la mia testa? Silvia, sì, certo che sta accadendo dentro la tua testa, Loki, dovrebbe voler dire che non è vero, grazie. Grazie Frandel. Aiuto. Grazie. Ci ha riavuto sia il fatto che la Mario può 50 anni. Sì, stiamo parlando proprio di questo, quindi sarebbe interessante poi vedere queste varie... Cioè, loro praticamente quando falciano qualcuno, non è che lo falciano, ma lo fanno lavorare per loro, quindi chissà quante varianti lavorano. Un po' come in WandaVision, quando qui tutti gli abitanti sono in realtà i veri abitanti, ma non ricordano un cavolo. Sta cosa del manipolare personalmente gli piace alla Marvel. Aspetta, non ho capito una cosa. Quando, hai detto che quando falciano qualcuno in realtà non lo smaterializzano, non lo uccidono, ma lo... Oppure quelli più validi al posto... Oppure hanno fatto con Mobius quello che Mobius fa adesso con Loki. Quelli più validi, magari al posto di falciarli, li fanno lavorare per loro. Ah, e pian piano si diventano... No, perché nel primo episodio il tizio che dicevamo, quello lì sembrava un Loki un pochettino grassottello. Falciatino. Cosa hanno fatto? L'hanno falciatissimo. Esatto. Boh. Il prossimo colpo di scena sarà che alla TVA sono tutti in stage sottopagati e fanno una lotta sindacale con Mobius che dice: voi siete qui a lavorare alla più grande potenza del mondo e vi lamentate anche. Esatto. Però è vero, se ci pensate, esatto, già in WandaVision c'erano questi, diciamo, queste specie di, non burocrati, però persone da ufficio che non erano obbligate a lavorare in ufficio e poi a un certo punto dicevano: aiuto, la mia famiglia sta bene, cose di questo tipo, non ne posso più. Filo conduttore interessante.
Piccola ultima precisazione su Loki: è l'ultima serie Marvel che possiamo dire è stata interrotta dal Covid, perché d'ora in avanti è vero, avremo... perché Occhio di Falcon hanno iniziato a girare a dicembre. Quindi, e il primato di queste prime serie sarà il fatto che sono tutte state interrotte dal Covid e sono state poi riprese dopo qualche mese. E infatti, sarebbe interessante capire se questo ha avuto dei problemi a livello produttivo. Non potremmo più dirlo per Miss Marvel, per Occhio di Falco. Quindi niente più scuse in alcun modo. Scuse. La prossima volta, se il finale non funziona. Già. Vabbè. Esatto. Grazie, vabbè. Luca, per queste battute di stretta attualità. La TVA, la Barilla e le varianti si mettono in gioco. In gioco. Grazie mille. E intanto tu vuoi fare dei Discord, dice un sì, paio di spoiler senza in... contesto. Vediamo gli spoiler senza contesto. Sono... Vabbè, sono abbastanza... Okay. A parte il fatto che, come dicevamo prima, c'è Loki e il suo modo di cadere è fantastico, sì. Ormai è la firma. Basta? Aiuto? Sto cercando di togliere le cose, ma lo stiamo facendo tutti insieme, quindi okay fatto. Bellissimo. Ah, c'è la vena in testa che sta scoppiando, poverino, si impegna troppo, Domolo, esatto. E gli spoiler senza contesto erano, c'è lo stesso in un sacco, vabbè, l'arca è bellissima. Vabbè, c'è ok, Robin, la bandiera... Esatto, lei che urla c'è anche nell'altro spoiler senza contesto, che è questo. E ho adorato il cellulare e lo schermo rotto, mi è piaciuto sì tantissimo. Bellissimo. E poi ovviamente l'amore è un pugnale, quindi... Pugnale nel cuore, karaoke, fantastico. Ovviamente l'amore è un pugnale. Bello, bello. Comunque attenzione, perché Tommy Peterson è veramente poliglotta, vorrei far notare, perché anche questa puntata latino, parla... latino, sgardiano, inglese... È bravo. Fantastico. Poi il latino mi sa che lui ha fatto anche tipo Oxford, studi classici, sì. Quindi... La pronuncia latineggiante, latino... Tu l'hai apprezzata? Tu sì. Ok, io non so niente, quindi... Vuoi vedere qualche meme? Assolutamente sì. Se riusciamo, sì, se va sul tuo computer. Allora, zoomiamo. Oh. Sì, ci provo, aspetta. Ah, Bernie, questo è per te. Ecco, appunto, io sono lo sfigato di turno. Dove stai andando? Aspetta un attimo. Riesco a spostare un po' meno. Ma il mio microfono è acceso o spento? Ma no, vabbè, ma voi mi sentite? Sì, no, no, ti sentiamo, è acceso, acceso. Sì, però è staccato in realtà. Io stavo tenendo qualche cosa. Ragazzi, oggi è un disastro, io non ho parole, cioè, ma si può? Vediamo, adesso sentirete la mia voce suadente. In 4K. Entrare. La voce non lo so. In 4K. Sì, certo. Grazie, Mirko. Ero. Allora, qualcosa. Wow. È molto meno eco. Ah, ok, okay, fantastico, vabbè. Bene così. Okay. Niente, questo era il tuo meme perché era fatto apposta. Poi, another, vabbè, sì, questo è quello abbiamo visto. Ah, vedi. È il meme di Steve Rogers al 2012, non... Questi sono altri spoiler senza contesto. Molto bene, il trenino. Che bello, grazie. La batteria. Anche il torno alla batteria. Snowpiercer, vedi? No, è più bello l'altro. Sì, i vecchietti. Non ho capito quello dei vecchietti, però. Sono i due, penso, il tizio... La coppia... Non mi ha mai trattato così bene. Esatto, il mio marito non mi ha mai detto cose così dolci in 30 anni. Scusate, mio. Oh mio. No! Sembra un po' il meme della ragazzina che esulta e poi prende il piatto. Mamma mia, è il mio video preferito nella storia. Qui credo sia solo per ammirare, non è nessun meme. Vabbè, sì. Ammiriamo. Oh. Ammiriamo. Qua sa molto di scena di... Lo so. Natasha e Clint. Lo so, infatti ho detto, ferma, che sta facendo il tocco in testa, sta facendo il pipì, pup. No. Incantesimo. Esatto. Ok, poi, ancora questa, poi WandaVision. Ah, ecco, giusto. No, vabbè. No, grazie, le grandi massime. Questo qui è per forza. Devo dire, è stato un po' l'umiliazione. Ma io non con questo cane, sono bellissimi. Secondo voi qualcuno si tatuerà quello di Loki? Sicuro. Certo, l'amore. Mr. Jagger. Che tristezza.
Ah, sì, come ma... cacchio ti permetti? A coso? Esatto, sì. A coso? Te faccio esplodere in 2 secondi. Aspetta, amico. Devi andare piano, amico, perché arriva tra mezz'ora dopo lì. Scusate. Ecco. Ok, certo. Certo, Oki. Ok. Va bene, grazie. Sei ubriaco. Oh mio Dio, allora questo meme lo adoro. Nel 2012 c'erano Clint e Natasha con questo meme, con lei che diceva qualcuno morirà e lui da divertimento. Ah, vedi, fanno pure i remake dei meme. Erano bellissimi. Ah, qua me, questo l'ha mandato Serafina, un altro spoiler senza contesto. I love my mom. No! I love my mom è bello. I fuochi d'artificio, ah, è vero, i fuochi d'artificio, la manina così. Questa cosa. Vai, sexual lighting ovunque. Che poi, tra l'altro, è vero che è una bella cosa perché sembrano i colori della bandiera, però è anche vero che i colori della Mantis nei fumetti Marvel, l'unica volta che sono apparsi sono viola. Cioè, sono quelli. Forse l'hanno scelto apposta. Esatto, non è che hanno fatto il scelto il pianeta per creare l'ambientazione giusta, però il pianeta è colorato così. Sì, Bess diceva anche i colori così. Delle gemme, delle varie cose. Che va verso l'apocalisse totale. Esatto. Comunque, ragazzi, ma se voi poteste fare i fuochi d'artificio dalla mano, ma che voglia avreste di invadere il mondo? Ma infatti! Passerei tutto il giorno a guardare. Così. Mirko, abbiamo perso l'ultimo, cioè, no, sei andato troppo avanti, quello prima, io non l'ho visto. Ah, è vero. Perché stavo parlando. Sì, ah. È vero. Ah, okay, maledetti, esatto. Maledettissimi. Vedi che c'è una ragione per tutti. Sì, agente Cooper, puoi mandarli. Scusate, non ho messo agente Cooper. I ask the girl, she say yes. Oddio, stavo per volare dalla sedia. Vedi? Perché i motivi per cui a volte nella vita dici ma perché non mi va bene niente? È la TVA non vuole. Tu esatto. Potevi far questo, quell'altro, e invece... E invece è andata così. E invece la TVA non vuole. Già finiti. Già. Anche io lo dico sempre alla fine dei meme, ci rimango mai quando sono già finiti. Beh, ricordatevi che ce ne potete mandare milioni se abbonandovi al nostro canale, poi vi unite alla nostra community su Discord e a quel punto appunto andate nella sezione Loki spoiler, che perché abbiamo deciso di riservare meme, ai meme di Loki una sezione apposita, anche perché sennò si vanno a riempire di tutti gli altri meme, in particolare quelli del Buongiornissimo Caffè, che vengono diciamo lautamente distribuiti ogni mattina. Io sono d'accordo con il momento di Frandrel, sono molto d'accordo, però al contempo tutte le nostre teorie non valevano niente. Non so voi, ma finora la serie quasi. Non so voi, ma finora la serie che mi ha preso di più in quanto a domande nel corso dell'uscita degli episodi è stata WandaVision. Ogni puntata era un mondo di domande, curiosità e teorie. Beh, devo dire però, scusate, adesso nei primi 2 episodi di Loki, ma anche in questo, su alcune cose rimangono dei quesiti abbastanza grossi. Mai quanto WandaVision, e comunque non tutte le serie devono essere Lost, cioè esatto. Secondo me ci sta anche così, insomma. Sì, no, The Falcon and Winter Soldier, per esempio, era molto più lineare come serie. È interessante il fatto che Loki sia un'altra serie un po' stile WandaVision, in cui ci si fa delle domande, lascia degli interrogativi puntata dopo puntata, e poi ti piglia legnate sui denti quando vedi che nella puntata dopo non va avanti col cliffhanger precedente, ma si sposta su tutto un altro pianeta. Esatto. Una curiosità, le guardie che fermano Loki e Sylvie sono accreditate come Caporale Hicks e Soldato Hudson, come due personaggi di Aliens, secondo me. Benissimo, l'avevo letto in giro. Bella, mi piaceva questa teoria di Serafina, e poi mi sa che è bellissima. L'altra gente che fa cerchio e bicchieri è sempre Mobius, a questo viene cancellata la memoria alla fine di ogni missione. Tanto sono varianti. Se vi ricordate, avevamo trovato i segnali sul tavolino del bicchiere e c'era la donna che diceva... Ma non sei solo tu il mio agente. Non sei solo tu il mio agente, ce ne sono altri. Però il segno del bicchiere è sempre di quel bicchiere in quel posto, quindi probabilmente sarà lui che ogni volta fa le stesse cose. Certo. Poverino, è bloccato. Oddio, salvatelo. Cioè, interessante da Black Mirror proprio. Sì. Mamma mia, davvero? Scorsese ha detto Francis Berger. Manca Scorsese oggi. Esatto, sì, no, si citava Scorsese. Un'ora e 13 si cita Scorsese.
Ci esatto. sono rimasto sotto con la teoria di prima. Però, è bella, non è male, non è male. Gabriele scriverà un altro speciale in stile motoscafo. Sì, così poi annulliamo. Così la settimana prossima verrà smentito in 8 secondi di piacendo. Ah no, comunque era un tizio a caso. Che la prima cosa, proprio prima di tutto della sigla, così a dire sul logo Marvel dicono, ah vi ricordate? No, ma era... E la prendono proprio l'articolo. Esatto. A proposito di prologo, devo dire che io non mi ricordo il nome del personaggio della gente, la ragazza, scusate, però devo dire che il prologo in cui cerca di carpire le informazioni mi ha abbastanza, un po' mi ha turbato, anche quella roba lì era un po' la Black Mirror, comunque sia, è una cosa abbastanza particolare, insomma, e giustamente veniva dopo, in uno dei commenti si sottolineava come sembrasse poi simile alla discussione al tavolino più avanti tra Loki e Sylvie, per cui chissà che effettivamente lì non fosse in corso qualche incanto, cose del genere. Esatto, però la scena in sé era molto figa, e tra l'altro mi chiedo questo personaggio di questa giovane agente se continueremo a, cioè se avrà un ulteriore sviluppo o se finisce qui ed è stato usato con questo pretesto. Perché in realtà ha anche un volto abbastanza, come dire, riconoscibile e carismatico, secondo me, per cui secondo me potrebbe avere C20, un'evoluzione. C20. Ecco, perché non me lo ricordavo. Scusate. Ok, mi è venuto in mente l'attrice del 95, in che senso del 95? Angie, sta invecchiando. Siamo nel 2021, ragazzi, purtroppo. Già. Ma non può essere del 95, comunque. Però beh, chissà che lei non abbia... Secondo me ci sono una serie di personaggi all'interno della TVA che potrebbero anche a un certo punto far partire, non dico una ribellione dall'interno, ma a partire da Mobius potrebbero risvegliarsi e quindi nelle prossime puntate fare qualcosa. Effettivamente solo 3 puntate e sono un po'. Quindi secondo me io inizio a essere abbastanza convinto che la prima stagione finirà con un... certo cliffhanger, anche se non... Cioè, vi ricordate che diciamo in The Falcon, sia per The Falcon che per WandaVision, diciamo, finirà con un cliffhanger e non sapremo come va a finire. In realtà poi sono state entrambe serie abbastanza autoconclusive, quindi credo che anche qua ci sarà un po' di conclusione, però ho come l'impressione che Loki sarà più aperto, invece. Sì, non so, manca solo sapere dove è Visione Bianco. Come cosa? Esatto, sta sempre da qualche parte, vedremo. No, vabbè, 3 visioni, 3 varianti di Loki come custodi del tempo. Ciao, sarebbe meraviglioso, effettivamente. Altra teoria. Aspetta, c'è anche questa. Ant-Man. Altra teoria legata a Ant-Man è che se gli dei sono fuori dallo spazio e dal tempo, visto che questi si comportano da tali, avrebbe senso se la TVA fosse in realtà nel regno quantico. Ok, io qui sono tipo... Il regno quantico è il punto in cui puoi raggiungere vari punti della sacra linea temporale, secondo quello che mi sono in game. Entrando lì decidi dove andare, quindi sarebbe senso come una cosa molto... esatto. Sì, è vero. Sì, però... Però teoricamente no, dicevi Gabriele? No, boh, un po' difficile rendere però quel mondo lì, nel senso nel regno quantico non l'abbiamo già visto, cioè ci sono tanti salti logici, no? Non so, questa non mi convince particolarmente. Sì, allora, invece Mario Po 59, teoricamente ora che sappiamo che tutti gli agenti sono delle varianti, potrebbe esserci un background plot importante per aprire scenario e spiegarne il presente o capire perché tre lucertoloni sono solo fantasie, eccetera eccetera. E appunto io credo questa è un po' una delle svolte principali di questa puntata, quindi io spero veramente che nel momento in cui hanno lanciato questa bomba e nel momento in cui al momento la TVA c'è il caos, si scopra qualcosa delle origini intanto di questa TVA e poi di che cosa può succedere, insomma, per questo dico sono un po' tante cose che potrebbero però essere un po' molto spesso le nostre teorie sono qua, magari i piani sono un pochino più bassi, sì. Siamo noi che vogliamo alto, però è la cosa bella, sì, no, ma infatti è molto più divertente queste teorie, infatti Loki è Loki non spasso assolutamente. Allora, direi di leggere gli ultimi commenti che poi ci salutiamo. Allora, la Marvel ci ha insegnato che le nostre teorie sono a livello 10, i loro piani spesso sono a livello 6.
non ci buttiamo troppo neuroni. Ok, forse sì, è vero, questa cosa in effetti è una considerazione condivisibile in parte, però insomma. Io nel frattempo parlo di teorie su Britney Spears con Teresa su Discord. Manchi solo tu, Bernie. Grazie. Vi reagirà presto. Beh, io invece scrivo gli articoli su Britney Spears perché stamattina l'ho scritto io il pezzo. Per cui. Qualcuno deve pur farlo. Sì, sì, sì. Secondo me sarà molto più lineare di quello che pensiamo, come sempre fanno. Le teorie sono just for fun e d'altronde noi facciamo una diretta ogni settimana apposta. Esatto. Teorizzare con coscienza e moderazione. Grazie, è una, fa parte anche questo delle, diciamo, dei dettami del concordato. E fa anche male alla salute. Esatto, attenzione. Allora, niente, diamo appuntamento alla settimana prossima, giovedì prossimo ore 17, per una nuova puntata, la quarta di 6 di questo nostro commento live alle puntate di Loki, realizzato in collaborazione con Disney Plus. Vi ricordiamo che giovedì prossimo ci sarà di nuovo anche il nostro Bede. Gabriele, ci farà un sacco piacere se vorrai partecipare anche tu la settimana prossima di nuovo. Beh. E niente, Mirko, Angie, noi non possiamo dire nulla ancora, giusto? Lo diciamo domani mattina. Ma in una diretta? No, diretta non lo so, però pensavo di fare annuncio social con articolo, così avete proprio la sorpresona direttamente. Okay. Allora, troverete dei teaser, andiamo da qualche parte, troverete dei teaser sui nostri social e date un'occhiata già domani mattina, va bene? Molto bene. E poi preparatevi a passare, sto per morire. Non puoi dirlo. Questa è la mia maglietta, ho ingoiato un moschino, cosa sta succedendo? Oppure è la TVA che non vuole farti parlare, vedi? Esatto. Oppure la TVA del pianeta Terra, diciamo, della nostra attuale situazione. Vabbè, comunque, non diciamo chi, però sta cercando di farmi soffocare perché non lasciamo la gente di persona. Bisogna pur spenderli sti soldi a gente, su via. Ogni live di Loki è un conto in banca nuovo, capito? La Disney era per l'assegno. No, comunque, preparatevi. Ma scusate, stanno girando scene aggiuntive di Shang-Chi? Shang-Chi, sì, erano il set, però a Toronto, tipo Los Angeles. C'è qualcuno che vuole. Su Discord possiamo dirlo, Mirko, dai. Lo diremo. Sì, ma domani mattina. No, lo diremo. Sto aspettando solo la conferma definitiva che non ci fosse tipo embargo, però non mi è ancora arrivata, quindi sono un attimo di... Ok, aspettiamo, no, non vogliamo fare casino né niente, comunque, però sappiate che... se fosse Black Widow sì, allora, saremmo già morti. Sì, vabbè. Magari, cavolo. Magari, proprio. però, sì, su Discord nel caso lo diremo prima che gli altri, dai. No, però posso dire una cosa, scusate, su Black Widow possiamo dire che, ragazzi, noi ai Junket partecipiamo abbastanza regolarmente, quindi aspettatevi che teoricamente adesso stiamo aspettando di capire se, ma probabilmente qualche intervistina su Black Widow ve la beccate, quindi tranquilli. Detto questo... Anche un paio di articoli, così magari ne parleremo. Esatto. Sì, detto questo però, preparatevi a seguire i nostri social tutto il weekend, perché appunto Mirko e Angie poi domani sveleranno cosa vanno a fare questo weekend con noi e per noi, eccetera eccetera. Amen. Intanto buon weekend a tutti quanti, cioè anche se è ancora giovedì, e ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao. Buona serata.